alberi e piante potrebbero aiutare a ripulire la laguna di Venezia. Vediamo come. L'inviato Massimo Mignanelli. Quante volte siete venuti qua? Almeno 5 volte. E che vedete ogni volta? Un sacco di animali e anche piante diverse. Siamo a Salzano, una manciata di chilometri da Venezia. Qui è sorta un'oasi naturalistica con piccoli laghetti, piste ciclabili e la possibilità per i bambini di fare birdwatching e studiare la vegetazione. Qui c'erano solo cave. Possiamo vedere degli uccelli che 30 anni fa non c'erano. Per esempio io lì a Ironi da bambino non li ho mai visti. Al di là dell'importante valenza ambientale è stata un'area recuperata per la cittadinanza. Questo è solo un aspetto di un progetto dell'AMBI ben più complesso di ingegneria ambientale che mira a diminuire l'inquinamento del bacino della laguna. Il progetto praticamente inizia qui, alle mie spalle, dove arriva il fiume chiaramente inquinato, viene indirizzato in un bacino dove inizia la depurazione. L'acqua viene filtrata dall'apparato radicale delle piante che abbiamo messo a dimora, alberi in particolare e cannuccia di palude. Questa esce poi in un'altra canalizzazione che raggiunge la laguna pulita. La tecnica è quella della fitodepurazione, porta con sé altri benefici. L'acqua raccolta negli invasi per essere fitodepurata serve anche a contenere il problema dell'abbassamento della falda freatica e quindi a dare una maggior disponibilità di acqua dolce per uso potabile e per l'irrigazione, ma anche per contenere la pressione dell'acqua del mare che tende a penetrare dentro e quindi ad inquinare con l'acqua salata le acque dolci.